Damiano Nirchio è cofondatore della compagnia teatrale Senza Piume ed effettivamente stasera le piume non c'erano perché i ragazzi si sono messi completamente a nudo sul palco. Che cosa comporta questa tecnica? Cioè loro cosa imparano? E loro non imparano solo loro. Questa è una tecnica bella perché permette a tutti i partecipanti di portarsi a casa qualcosa che prima non hanno e vengono qui per cercarlo assieme. È un rito comunitario, come dovrebbe essere sempre il teatro, e forse qualsiasi forma di riassunzione di responsabilità da parte di chi sa di vivere in una comunità. Ognuno si porta a casa un pezzo di consapevolezza in più, i ragazzi perché dovendosi mettere nei panni di diversi personaggi, provando a sostenerne le ragioni, imparano a guardare il mondo da diverse angolazioni, imparano le diverse prospettive e anche strade che possono essere intraprese per rincorrere il proprio destino e il proprio benessere, ma anche chi fa parte del pubblico scopre la propria capacità di poter intervenire nei destini degli altri. Perché di fatto ne è responsabile, siamo tutti in una rete sociale collegati tra di noi. Una delle grandi cose che è venuta fuori oggi è che non c'è personaggio di ogni storia che non possa in qualche modo alleviare il peso della vita e della sofferenza dalle spalle degli altri. E credo che sia forse una delle cose più belle che stasera ci portiamo a casa. Fare futuro d'autore serve a dare loro una nuova visione di quella che potrebbe essere la loro vita. Quanto pesa, visto e considerato che per costruire questo spettacolo i ragazzi sono stati ascoltati e hanno parlato molto, ma quanto pesa sulla costruzione del loro futuro il pregiudizio? Credo che sia il 50% del lavoro da fare quando si lavora con l'esecuzione penale, sia con i minori che per i maggiorenni. Si può fare un lavoro splendido con il singolo, tutta l'equipe che lo accompagna in diverso ruolo può fare insieme a lui, il singolo stesso può fare su di sé un lavoro di ravvedimento, di riparazione eccezionale, ma se anche la comunità non cambia il proprio paradigma culturale nei confronti di chi ha commesso un errore o ha fatto una scelta sbagliata e poi se ne ravvede o ripara, rischia di essere un lavoro vano. Per cui qualsiasi tipo di lavoro fatto sul singolo e col singolo non può prescindere da un lavoro fatto sul resto della comunità.